Ciao, io sono Chiara e benvenuti sul mio canale. Oggi realizzeremo questi elastici per capelli super facili e super veloci. Per prima cosa tagliate un pezzo di stoffa che sia lungo 56 cm e alto 8 cm. Dopodiché dobbiamo andarlo a ripiegarlo su se stesso, quindi dritto contro dritto, e ovviamente diamo una stiratina, e quindi per, diciamo, definire meglio la nostra piega. Una volta stirato, vedete, questo è il dritto contro dritto, ovviamente andiamo a fare con la macchina da cucire o anche a mano una cucitura lungo tutto questo lato lungo, quindi una cucitura dritta naturalmente. Ecco qua, abbiamo cucito. A questo punto userò questo attrezzino della Prim Utilissimo, che serve proprio a rigirare i tubolari. Esistono, ve lo dico, di tre misure, cioè proprio il kit è venduto in tre misure: la L, la M e la S, proprio per quelli ancora più sottili. Come sempre vi lascio tutti i link utili sotto al video nell'info box. Io userò questa un po' più grande. Come funziona? È molto semplice. Bisogna inserire il tubo di plastica dentro il nostro tubolare, che in questo momento è a rovescio, lasciare, diciamo, circa 2 centimetri, 2-3 centimetri e spingere con il bastoncino. Ovviamente uscirà dall'altra parte e poi facciamo scorrere il tubo nuovamente di plastica. Ovviamente sarà tutto perfettamente rigirato. Ora appiattite leggermente con le mani e date una stiratina. A questo punto andiamo a inserire l'elastico, che deve essere di circa 18 centimetri. Con l'aiuto di una spilla da paglia lo vado ad inserire, ovviamente arricciando il tessuto, dentro il mio tubolare. A questo punto tirate per bene e togliete chiaramente la spiglia da paglia, e poi andiamo a sovrapporre le due estremità degli elastici, che andremo a cucire con un semplice ago e filo. A questo punto dobbiamo cucire chiaramente anche le due estremità del nostro tubolare, quindi inseriamo una dentro l'altra, praticamente in questa maniera, e con lo stesso ago e filo, quindi tenete insomma un po' di filo all'inizio, andiamo a cucire appunto queste due estremità insieme, quindi cucitura semplicissima. Una volta terminata la cucitura, facciamo un piccolo nodino di sicurezza, andiamo a nascondere il filo e a tagliarlo, e avremo così terminato. Ultimissimo passaggio: fate scorrere il tubolare lungo tutto l'elastico, in modo da uniformare, diciamo, un pochino il tutto, e il nostro progetto è terminato. Avete visto quanto è semplice e facile.
Naturalmente lo potete realizzare in tanti colori diversi, in tanti materiali diversi e ovviamente anche della larghezza diversa. Questa partiamo dalla stoffa da 8 cm, così come questo rosa, mentre questo verde io nella stoffa era alta 5 cm, quindi poi sta a voi decidere un pochino quanto lo volete alto, quindi ovviamente anche di più in caso. Questi sono quei progetti praticissimi, veloci e soprattutto con i quali possiamo smaltire anche gli avanzi di stoffa. E quindi, insomma, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia utile. Fatemelo sapere nei commenti. Io, come al solito, vi lascio all'encarda e sempre tanto love e vi aspetto al prossimo video. Ciao!